campionato erano i ragazzi che l'anno scorso avevano fatto l'Under 15 con Luca Luzzardi, che erano partiti bene e poi invece c'era stato una debacle totale dalla metà della stagione. Invece quest'anno stanno veramente facendo bene, la Lazio si è ritrovata. Stanno mantenendo le promesse. Passiamo adesso Under 14. Ma di questa squadra ci può parlare anche Alberto, perché l'ha vista sabato insieme a me. Bella squadra, sì, quadrata, fisicamente dotata, piacevole da vedere, con qualche individualità abbastanza importante. Nonostante, no, diciamo Alberto, nonostante il campo, nonostante il vento. Il vento, sì. Il vento, perché ragazzi la palla si fermava, cioè veramente cose allucinanti. La Lazio è riuscita a vincere, ad espugnare il campo del Savio per 1-0 grazie al gol di Federico Serra, un gol direttamente su calcio di punizione. Anche in questo caso l'1-0 è bastato ai ragazzi di Simone Gonini per espugnare il Raimondo Vianello. Lazio, che dopo 8 giornate del campionato regionale Elite si trova al primo posto della classifica, da imbattuta e a punteggio pieno. E chi abbiamo noi? Scegli tu. Sono Federico Serra, l'attaccante della Lazio Under 14. Vi porto i saluti della mia squadra, continuate a sostenerci e sempre Forza Lazio. Proprio il bomber della squadra, 15 gol in totale sia per quanto riguarda il campionato regionale, sommati anche al campionato Under 14 Pro. Veramente un attaccante con il piede ben caldo, che poi forse tra tutti quelli della squadra non è neanche il più fisico, però no, è infatti quello che si fa valere di più sotto porta. Quindi grande soddisfazione per lui, siamo, si può dire, all'inizio, perché la stagione è ancora lunga. Speriamo che continui così sia lui che tutta la squadra, perché poi è un ragazzo anche molto umile e dietro le quinte ha ringraziato tutta la squadra per questi suoi risultati, perché comunque, come dico sempre, il calcio è un gioco di squadra, quindi se l'attaccante arriva davanti alla porta, dietro c'è anche un lavoro buono che si fa a partire dal portiere fino alla difesa, centrocampo e poi all'attacco. Però in questo momento la Lazio la prerogativa maggiore, dalla prima squadra all'ultima dei giovanili, sono gli attaccanti. Poi adesso tutti attaccanti ha lasciato per Gianfranco, tre attaccanti. No, siamo, abbiamo un altro giocatore. Sì, ok, 3 su 4. Vabbè, siamo i primi collegamenti della stagione, considera, quindi per andiamo solo attaccanti. Prima ci sarà tempo, insomma. Non so. Per i difensori, vabbè, certo. Siamo senza quello, però insomma, partiamo all'attacco, dai. Partiamo all'attacco per arrivare poi al reparto arretrato. Che poi, Alberto, se andiamo a guardare, non è che segnano sempre solo gli attaccanti. Rossi è un centrocampista e ha fatto la doppietta nell'Under 16. Per quanto riguarda l'Under 15, ieri tutti gli attaccanti hanno segnato, però vabbè. No, diciamo che comunque le squadre, a parte gli scherzi, segnano un po' con tutti i giocatori, perché per la 16 la settimana scorsa aveva fatto 2 gol Mancini, che è un difensore, spesso vanno a segno anche difensori, perché per la 15 ha segnato Casonato. Insomma, sono diversi i giocatori che segnano, non solo ed esclusivamente gli attaccanti. Questo è proprio un segno che la Lazio anche in attacco, bene o male, ci arriva con tutti. Si parte da dietro fino ad arrivare davanti. Valentina, ma io non so, sabato con Alberto, perché lo vedo terrorizzato, secondo me gli hai fatto qualcosa, perché esce dallo studio, va a controllare gli audio, è preoccupatissimo, c'ha paura di sbagliare, è tesissimo. Ma non so, ragazzi, guarda, giuro, Valentina, detto, non so, che l'hai terrorizzato, non l'ho mai visto così, manca il derby. Ma se non sapevo nemmeno che interveniva. Ah, ecco.
No, ragazzi, giuro che non gli ho detto nulla, gli ho solo mandato gli audio dei ragazzi in ordine, che poi lui ha voluto sfalsare tutto, però va bene. Vabbè, no, no, allora, è rimasto punto un audio. Sì, sì, è rimasto un audio. È rimasto l'ultimo, Alberto. Lo ascoltiamo? Vai. Ciao, sono Thomas Silvestri e mando un saluto al mondo bianco celeste. E sempre Forza Lazio. Quello più motivato e più tranquillo, che però poi il nostro centrocampista classe 2006, ieri zitto zitto ha trovato il suo primo gol della stagione con la maglia della Lazio. Thomas Silvestri è arrivato quest'estate dal Grifone Monteverde, un giocatore che sta facendo la differenza nella squadra di Simone Gonini. L'Under 14 disputa due campionati, abbiamo parlato prima del campionato regionale Elite, ma sta andando di pari passo anche nel nuovo campionato nazionale Under 14 Pro. La Lazio ieri ha battuto la Vis Pesaro 4-0 grazie alla doppietta di Serra che abbiamo sentito prima e dai gol di Ceccarelli e proprio di Silvestri. Anche in questo caso la Lazio si trova al primo posto della classifica a punteggio pieno e tre settimane fa aveva vinto il derby con la Roma, che è proprio distaccato dai biancocelesti di 3 punti, aveva vinto 3-2 grazie alla doppietta dell'ex Barone, ha condannato la sua ex squadra, e al gol di Ceccarelli. Quindi i ragazzi stanno facendo bene in tutti e due i campionati. Silvestri è un po' il numero 4, Alberto, così focalizzi chi era sabato, sì, quello che puoi testimoniare anche te, insomma, è un po' il regista della squadra, lo troviamo ovunque, difesa, attacco, centrocampo, sta ovunque, e questa volta ha finalmente fatto il suo primo gol con la maglia della prima squadra della capitale. Grande soddisfazione per lui, perché comunque anche in questo caso si passa da una squadra dilettanti a una squadra professionista. Ma ha ripreso più di una volta, perché io dicevo esterno basso, esterno alto, cioè come i nuovi tecnici, ma terzino, centrocampista, esterno, ma come chiami? Ha detto, ma che gioco è questo? Io chiamo. Adesso per farsi capire bisogna dire esterno basso, esterno alto, invece no, ma ha ripreso più di una volta. No, io sono fedele al terzino, sì. Ala, stopper, il mediano. Cioè. Giusto. Quindi Valentina, comunque... Ma scusami, ma secondo... dimmi. No, no, tanto la mia era una cavolata, no, dimmi, no, dimmi. Dai, dei cazzi a me, dai. Vai. Ho preso il posto di Sberna. Si diceva, Alberto, una volta si facevano le canzoni, no? Una vita da mediano. Tu pensa, oggi fanno una canzone, una vita da esterno, cioè, prima che capisci che ruolo è l'esterno, cioè, hai fatto tutto un album. Quindi un inizio di stagione comunque nel complesso soddisfacente per il settore giovanile della Lazio, Valentina. Sì, un inizio di stagione soddisfacente, la Lazio sta volando quasi in tutte le categorie, perché poi comunque, ragazzi, non ci tappiamo gli occhi, è vero che c'era il turno di riposo dell'Under 17, però è quella che sta un po' nei piani bassi della classifica, sperando, ha avuto un avvio di stagione un po' troppo altalenante e sperando che cambi subito ritmo e marcia domenica al rientro, anche sulle ali dell'entusiasmo dei ragazzi che sono stati in nazionale, e quindi insomma diciamo che 6 squadre, perché c'è anche l'Under 13 che sta facendo bene, anche in quel caso i ragazzi di Alessandro Barnia sono primi in classifica, imbattuti nel campionato che stanno disputando, quindi 5 squadre su 6 stanno tra tutte sul podio, perché hanno 3 primi posti, 2 terzi posti, quindi bene. Questa settimana è stata, manco sembra, Lazio vittoria dappertutto. Sì. No, perché se andiamo a calcolare che negli anni passati comunque l'unplan si poteva fare una volta ogni 3-4 mesi, cioè già ci troviamo al quarto unplan dopo 11 giornate, 8 giornate, insomma, ci dovessimo abituare male. Dopo 2 mesi e mezzo, 3 mesi. No, no.
ci abituiamo bene, perché comunque è un settore giovanile che piano piano, passo dopo passo, sta iniziando a volare, e sta iniziando a volare sempre più su. Valentina, invece volevo chiederti una cosa su un giocatore, usciamo un attimo dall'ambito Lazio, così dicono che parliamo sempre della Lazio, no? Di Tonali, tu che segui il calcio giovanile, non so se quando era più giovane già si era messo in luce. Ho le foto okay, di Sandro Tonali e Nicolò Armini vicini nel appunto, torneo. Già si era messo in luce, quindi un po' già mai risposto. Sì. E se è un giocatore, se tu fossi eventualmente il presidente della Lazio, su cui investiresti? Allora, vi svelo un retroscena. Cambio anche giocatore e squadra, per poi ti arrivo a Tonali. Quando un certo Gaetano Castrovilli giocava nel Bari, la sottoscritta, ridendo e scherzando, aveva buttato il sasso alla Lazio dicendo: prendetevi quel giocatore. Non era ancora nessuno, perché comunque era un ragazzo che ancora faceva gli allievi la primavera, quindi era ancora in tenera età. Certo. E oggi vedete comunque che è uno dei giocatori che sta facendo la differenza nella Fiorentina, convocato anche dal CT Mancini in nazionale. Chi segue il settore giovanile, magari determinati ragazzi li vede da prima e non si sorprende se arrivano poi a giocare a certi livelli. È un caso su un milione, come purtroppo dico sempre, perché comunque di ragazzi nel settore giovanile ce ne sono veramente veramente tanti. Poi noi parliamo di Lazio e di squadre professionistiche, ma se andiamo a prendere tutti i dilettanti, le squadre dei paesini e tutto, sono veramente miliardi. E quindi torno alla domanda invece che mi hai fatto. È per me un piacere vedere che uno di quei ragazzi che ho visto da piccoli sta facendo comunque un grande percorso. L'ho visto personalmente nel torneo che era stato fatto a Frosinone, la Lazio Cup, dove i ragazzi classe 2001, quindi la squadra di Armini e gli attuali Primavera, Petricca, De Angelis, Cerbara, avevano giocato contro la B Italia di Piscedda, formata dai ragazzi classe 2000, quindi noi eravamo un anno sotto età e c'era proprio Tonali. Un giocatore che sicuramente già faceva la differenza quando era più piccolo, e piano piano, grazie a umiltà e lavoro, ha fatto il suo percorso fino ad arrivare fin lì. Speriamo che a breve lo stesso percorso lo ripercorra Nicolò. Sono percorsi differenti, perché poi si parla di un magari di un titolare in B e di un possibile titolare in A o di presenza in Serie A, perché comunque Tonali non è che è cresciuto subito così giocando in Serie A. Quindi io sono dell'idea che Nicolò Armini sicuramente la Lazio non se lo lascia scappare e dovrà fare un suo percorso di crescita dove gli viene permesso di giocare, perché poi fare panchina è quello che, ragazzi, vi ripeto da una vita, tenerlo, costringerlo a tenerlo in Serie A per fare panchina, poi quale utilità ha? Quindi mandiamo i ragazzi a giocare in prestito, se non c'è la possibilità di farli giocare comunque con un bel minutaggio nella propria squadra, e poi ce li riprendiamo quando sono pronti. Alla fine quello che ha fatto Cataldi, perché poi giovedì c'è l'Europa League, si parla di un Cataldi titolare, un Cataldi che comunque sta facendo bene quando viene chiamato in causa, e anche lui comunque ha fatto un percorso non diretto dalla Primavera alla Serie A. Giustissimo, sì. È vero anche che comunque già l'allenamento di per sé aiuta la crescita di questi giovani.
mi rimase impresso quando Bonucci accolse Higuain dicendo che comunque sia l'allenamento vero per questi giocatori è durante la settimana per migliorare e diventare migliori. È chiaro che devi contestualizzarlo alla Lazio. Comunque un Nicolò Armini che si allena tutti i giorni con la prima squadra ha un suo processo di crescita. Certo è che comunque il pensiero di Valentina è più che giusto. Un giocatore deve avere comunque la